enorme, 107 pollici sono veramente tanti, però questo profilo 19 mm, che spettacolo! Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. Siamo con una delle racchette più interessanti secondo me del momento, perché sti piatti grandi a noi ci piacciono, a noi ex ragazzi che giochiamo da tanti anni a tennis, che inizia a farci male un po' la schiena, che cominciamo ad arrivare un po' più tardi sulla palla. E beh, 107 pollici sono veramente tanti, guardate che roba. Però qui è uno spettacolo, una racchetta che mi ha divertito veramente tanto. Basta romanticismi, vediamo quali sono le specifiche e poi la portiamo in campo per vedere poi che fa, perché oltre ad essere bella deve pure far qualcosa, no? Vabbè, piatto abbiamo detto è 107, schema corde 16-19, profilo di 19 mm, che figata, ragazzi, credetemi, è piccolissima lateralmente. Vabbè, Madonna ci aveva già abituato con la silver e con la gold a dei profili veramente sottilissimi, qui però sul piatto 107 si nota molto di più. Per rendervi l'idea vi faccio vedere, guardate lo svaso tra praticamente il manico, il grip e praticamente l'inizio della racchetta, è talmente piccolo che chiaramente c'è bisogno di uno svaso che rientra, che riporta la racchetta verso la sua grandezza normale. Vi avvicino la finitura così la vedete, chiaramente il solito logo olografico di Donnay, bellissimo, riportato anche con i mitici quadratini della Pro Borg, telaio ovviamente nero, come si conviene per le racchette serie sostanzialmente. Continuiamo con le specifiche però, qui abbiamo un peso di 295 grammi, un bilanciamento di circa 32,5 cm, e ci tengo a precisare che pesi e bilanciamenti sono molto precisi, qui lo scarto è di 1-2 grammi al massimo, con 1-2 mm al massimo, quindi un buon lavoro dal punto di vista del controllo qualità di Donnay. Ah, la rigidità, lo so che lo volevate sapere, sarà alta, sarà bassa? Beh, sono 60 punti, che su un telaio del genere da un piatto 107 sono veramente pochi, racchetta molto flessibile. E l'inerzia siamo a 290 punti a telaio non incordato, quindi incordato siamo a ridosso dei 320 punti, anche qui dati onestamente molto interessanti. Io li ho visti dopo il test e devo dire che a braccio un po' li avevo riconosciuti onestamente, però forse l'inerzia, mi aspettavo qualcosa meno, perché lei si muove abbastanza bene. Basta, non vi anticipo nulla, dobbiamo andare in campo a provarla. E al solito ragazzi, prima iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, il like al video fisso qui su YouTube e ovviamente anche su Instagram e TikTok, sì, là sono i cuoricini, quando vedete il mio contenuto, insomma, dove sta, lasciate sempre un like o un cuoricino, aiuta tantissimo a far girare i contenuti, e se non girano i contenuti a me mi girano altre cose, quindi lasciate sempre un like o un cuoricino. Allora andiamo in campo, Donnay Pro One 107 Octa-Core, che racchetta simpaticissima. Andiamo dal fondo e raccontiamola un poco. Com'è ragazzi? Allora, innanzitutto è un burro, lei è veramente un burro all'impatto, racchetta morbidissima, racchetta che ti dà quel feeling tipico delle racchette sottili 19 mm che ti fanno giocare connesso alla palla, ma in questo caso con tantissima semplicità, perché ha un piatto da 107 pollici, raccoglie qualsiasi cosa da terra, è generosa in uscita di palla, ha una buona potenza gratuita e soprattutto ha uno spin della Madonna. Con questa racchetta qui ragazzi la palla viene coperta in maniera fantastica. Ad un certo punto, io che sto alternando chiaramente tennis e padel, sto giocando tutti e due, mi è venuto più da giocarci quasi a padel nel campo da tennis, facevo la bandeca, tanto che era facile da portare in aria e tanto che era facile da darle lo spin, quindi caricare. Con questa ti inventi i colpi in sostanza, perché ha un piatto corde talmente grande che sei in fiducia quasi sempre sul colpo. Dal fondo permette un gioco di sostanza, onestamente, carico di spin con una buona profondità. Mi ha colpito il fatto che comunque la racchetta ti regala non tanta potenza assoluta, perché comunque è un telaio flessibile, è un telaio dal piatto comunque grande e non ha tantissima inerzia, siamo intorno ai 320 punti, però ti regala profondità e una palla indubbiamente complessa. Certo, la potenza non è bassa, però è più legata a quella che il braccio riesce a dare, perché qui cattiveria del braccio comunque la vuole per stare bene sul colpo. Tuttavia in generale è una racchetta comunque abbastanza gratuita in uscita di palla, un gioco di sostanza si fa, ci può giocare il regolarista, ci può giocare comunque il genietto, l'attaccante puro, quello che pesta il colpo ci fa un po' più di difficoltà, a meno che non ci metta su un po' di peso, perché qui chiaramente è possibile anche customizzarla, ma noi ragioniamo così com'è. Tra l'altro l'ho provata anche con le Keen di Sting Project, che chiaramente è una corda che ha una sua elasticità, quindi in questo caso con questo setup è veramente una racchetta da giocatore di mano, ti metti là, tagli qualsiasi cosa, hai una profondità di palla e quindi zero pensiero
pensieri sulla lunghezza, perché lei ti arriva comunque sempre lontano con questo setup. Provata più con altre corde, ad esempio come la Armor Soft, diventa una racchetta che puoi pestare di più, magari lì le puoi dare qualcosa di più, puoi giocarci più di braccio, ha sempre la sua uscita di palla, però cambia e va un po' più verso il range di chi pesta un po' più la palla. In generale non è una racchetta che si presenta mai dura, con qualsiasi corda vai a montare, è una racchetta che accetta comunque un range di tensioni dal 21 al 25, non è necessario salire troppo con la tensione, e questo è un aspetto che mi è molto piaciuto, perché io odio giocare con i mono al di sopra dei 24 kg, ma già sui 23 comincio ad avere qualche difficoltà, per cui il mio range è sempre tra i 22 e i 21, proprio come tipo di impatto, come tipo di suono, come tipo di feeling. E qui sono riuscito tranquillamente a giocare intorno ai 22 kg, cercando lo spin, cercando palla comunque complessa e trovandomi comunque con un attrezzo che mi dava profondità di palla, spin a volontà, tolleranza, perché quello che spaventa in campo, anzi quello che piace in campo con lei, è che in sostanza come la pigli va di là. Certo, se la pigli sul fusto non va di là, però ha un piatto talmente grosso, ve lo faccio rivedere, e regolare, anche largo, che praticamente permette di distrarsi un attimo e di giocare anche a mente un poco più libera, e questo è un aspetto che mi è piaciuto un botto di questa racchetta qui. Meno chiaramente quando volessi pestarla proprio forte, perché chiaro, se la vai a paragonare alla sorella, per esempio Pro One, la Pro One ti permette di farlo molto di più, è un genere diverso, va verso il genere Blade, quindi quello di chi pesta un po' più la palla, di chi spinge più di braccio, lei non nasce esattamente per quello, però un po' di combinato di cose te lo riesce a dare, ecco. Ma ti insegna e ti fa capire che senza strafare in campo puoi avere costanza e una palla comunque complessa e anche pesante, perché comunque la palla ha un suo discreto peso, è pesantissima, meriterebbe qualche grammo in più, però chiaramente siamo nel terzo millennio, sta racchetta non la potevano fare 330 grammi, non se la sarebbe comprata nessuno, motivo per cui hanno proposto un 295 grammi con un giusto livello di inerzia per far sì che la racchetta potesse dare sia potenza e sia soprattutto uscita di palla, perché comunque la racchetta la devi muovere per farla funzionare, e il piatto grosso solitamente si porta via un po' di maneggevolezza. Lei invece è piuttosto maneggevole, mi è piaciuta perché si muove bene, perché è connessa alla palla, molto molto completa, è una dimensione di gioco che mi ha abbastanza catturato proprio per l'immediatezza totale. Poi la porti verso la rete e hai in sostanza una racchetta con la quale fare la volée, è un gioco da ragazzi, cioè ragazzi, chi sbaglia la volée con questa racchetta qua veramente deve cambiare mestiere, perché qui hai la connessione, hai la tolleranza e hai l'uscita di palla con una buona resa di spin. E il controllo non è malaccio, non l'ho detto prima, dal fondo il controllo diciamo è un po' a responsabilità del braccio e dipende molto anche dalle corde che metti su, lei è abbastanza string sensitive, quindi non le manca il controllo, però è chiaro, se scendi tanto con la tensione la responsabilità comincia a diventare esattamente la tua. In ogni caso al volo sul volée mi è piaciuta perché, ripeto, è connessa, rende bene le rotazioni, anche con poco, non serve caricarla chissà quanto, quindi anche con un piccolo ingresso lei comunque cattura la pallina e te la manda via lavorata con una buona distanza. E diciamo sullo smash c'è qualche problemino in più, perché è sempre abbastanza generosa, paradossalmente sullo smash mi sono trovato più a dare qualche giro in più, ecco, un poco di slice per darle un po' più di controllo, perché in generale sui colpi molto spinti chiaramente perde un pochettino le sue caratteristiche, perché è sempre un telaio molto flessibile. Ma se punti alla sostanza senza strafare, ritmo medio alto, lei ha uno smash comunque preciso, già veloce e già concreto in realtà. Portiamola poi al servizio, dove il colpo piatto è così così, non particolarmente esaltante, ce lo aspettavamo, è una racchetta che va più verso le rotazioni e l'uscita di palla, la potenza gratuita, ecco, che non verso la precisione assoluta, però comunque ha una buona potenza e come per lo smash va portata al ritmo giusto, ecco, per sfruttare il colpo piatto. Però cosa fa dopo? Si prende tutto con gli interessi sullo slice e sul kick. Lo slice gira veramente facile, la palla è piuttosto veloce, non voglio dire velocissima, ma piuttosto veloce, ma soprattutto gira veramente tanto. Qui lo spin la fa da padrona. E per lo stesso motivo anche sul kick, ragazzi, qua sul kick la palla salta veramente a 3 metri, è una cosa impressionante la facilità con la quale lei si riesce a muovere al servizio e ad imprimere spin. Quindi tra kick e slice, che poi sono le soluzioni che utilizzo più spesso, ormai la spalla mia non ce la fa più a servire piatto, se serve una volta piatto mi ricoverano per una settimana e poi riservo piatto una settimana successiva, ormai lo faccio solo per le recensioni. Beh, qui c'è di che giocare e di che divertirsi, molto 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 divertente.
Andiamo a vedere perché comprarlo allora e perché no. Anche se è molto chiaro, però è meglio ribadire. E so che tanti di voi skippano e vanno a vedere sempre il perché comprarlo e perché no. Un giorno di questi lo cancellerò dalle recensioni, così per farvi una sorpresa. La comprerei perché è tollerantissima praticamente, e la comprerei perché ha un feeling, una connessione con la palla che molte racchette moderne se la sognano. La comprerei per lo spin, perché ragazzi, lo spin di questa racchetta su una classica così sottile è pazzesco. E avere quel combinato di spin e racchetta classica, a me mattizza sempre un po'. La comprerei per l'estetica, perché ragazzi è un gioiello dal punto di vista dell'estetica, è veramente un gioiello, ma soprattutto questo profilo da 19 mm è sexy, non c'è niente da fare, questa è veramente sexy. Non la comprerei per il colpo piatto, perché chiaramente non nasce per il colpo piatto, l'abbiamo detto, ci si può giocare il colpo piatto senza strafare, quindi nello scambio non è che tiri il colpo piatto e te la manda a mare, però la devi controllare un po', ecco, ma ha altre doti, ma in realtà è quella. La puoi settare diversamente con le corde, ma ti vai a perdere però la sua uscita di palla, la sua potenza gratuita, lo spin e così via, quindi dipende sempre da come la setti, come detto è molto string sensitive. Non la comprerei se cercassi una racchetta piazzatissima, lei è una racchetta che si muove piuttosto bene, in mano siamo a livello praticamente di una profilata di 300 grammi, ma come detto con ben altro feeling. Non la comprerei se fosse un picchiatore incallito, non è la racchetta da picchiatore, questa è una racchetta da regolarista, da chi sfrutta lo spin, da chi si diverte in campo con tanti giochi, giochetti e giochettini, e che modula molto lo spin sui colpi, quindi che vuole un accesso allo spin facile ma anche un range di spin molto elevato. Bene ragazzi, lei la trovate presso donnaitennisitalia.it, dove avete il mio codice sconto Fabio Ferro, tutto maiuscolo, direttamente nel carrello, che vi dà il 10% di sconto. Usate questo codice se vi piace questo genere di racchetta, a me lei è piaciuta sinceramente piuttosto tanto, è un bel giocattolo con cui divertirsi ed è un bel attrezzo per far divertire gli ex ragazzi come me. Al solito, prima di lasciarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grandissimo like a tutti i miei contenuti qui su YouTube, ma anche su Instagram e TikTok, dove vi aspetto con altri contenuti più brevi, recensioni che anticipano le recensioni qui sul canale e tutte le novità che stanno arrivando. E ne arriveranno di novità, ragazzi, ne arriveranno tante. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.